Portamene tre, per favore. Tre capesante. Oh, lo vuoi capire che non devi gridare? Lo vuoi capire che non devi gridare? Perché tu qui dentro sei quella più in difficoltà. Perciò non devi nemmeno parlare. Chiaro? Sì, chef. Chiaro? Sì, chef. Devi solo lavorare. Solo lavorare. Ebbene. Veloce, veloce. Che stiamo aspettando te? Che destro, chef. Oh, Lorenza. L'ho bruciato. Sai quanto costa una capesanta? Lo sai quanto costa? Sì, chef. E allora? Cosa c'è lì? Lo sei nervoso? Zero proprio. Zero proprio. E allora perché non mandi fuori le comande che i clienti stanno aspettando? Perché devo rifargli gli gnocchi, chef. Non ti ho sentito. Devo fargli gli gnocchi, chef. Mettili dentro lì, gli gnocchi. Ce la fai, Sibyl? Sì, sì, ce la fai? Certo che ce sei la faccio. Sei sicuro di certo, farcela? Certo. Sì? Sei sicura? Sì. Sei sicura? Sì. E allora veloce, veloce. Che cazzo perdi tempo? Lascia stare l'olio, che cazzo vuoi mettere l'olio? No, che cazzo io il tempo? Stai zitta, mamma mia, oh, che fastidio, sei proprio fastidiosa, oh, mamma mia. Laura impiatta le capesante e le presenta allo chef. Uno e due. Non devi parlare, devi lavorare, lavora, fai lavorare quelle mani, come lavora la lingua. Questo l'ha fatto Lorenza. Ah, questo sì. E questa è la vostra... Rifare, via! Subito, chef. Tu l'hai assaggiata prima di metterla? No, brava. Ora, via, tutti in camera, non vi voglio più qua, via. Ce l'avamo quasi, porca siete tutte responsabili, perciò tutte via. Forza fuori, ho detto.